Abusivismo selvaggio, mancato rispetto delle norme, assenza di veri e propri piani regolatori, ma anche incuranza e superficialità cronica nell'edificare dove non si dovrebbe. E Ischia non è un'eccezione, la situazione è proprio questa in gran parte dell'Italia, quella di un territorio vulnerabile dove spesso si è costruito male e senza regole. E allora si vedono case e abitazioni crollare anche per un terremoto di bassa intensità come quello di ieri sera, che ha colpito in particolare il comune di Casamicciola a 4 gradi della scala Richter. E non si fanno neppure, come invece per legge si dovrebbe, studi geologici del territorio dettagliati, fondamentali per capire la reazione di una determinata zona alle sollecitazioni sismiche. Secondo me andavano, insisto, vanno fatti sempre degli studi preventivi, attenti, da divulgare, da pubblicizzare, pertanto la popolazione messa al corrente comincia ad avere la percezione della pericolosità a cui è esposta. E poi ci sono consuetudini e abitudini che raccontano di una contiguità malata tra pubblico e privato. Basti pensare che a Ischia negli ultimi 30 anni sono state presentate più di 7.000 domande di condono per abusi di ogni genere. Di queste oltre 4.000 non sono state accettate, ma un'opera seria di demolizioni e abbattimenti finora non è ancora stata avviata. Si tentò di fare qualcosa proprio a Ischia qualche anno fa, ma alcuni cittadini con la loro protesta bloccarono tutto. E da Casamicciola il sindaco si difende così. Non nego, così come non può negare nessun sindaco d'Italia, che c'è stata, diciamo, ecco, una azione anche di abusivismo, di meno, di più, nulla. Però è chiaro che andare a far passare un messaggio di quelli che effettivamente non merita né il popolo di Casamicciola ma nessun popolo italiano, cioè effettivamente non è giusto dire queste cose. È chiaro che, ripeto, lì dove, ecco, c'è una verità deve venire fuori, ma andate lì e vedete e ve ne accorgete, sono tutte strutture vecchie, diciamo vecchie tra virgolette, in muratura, che hanno più di 50 anni.